negli anni 60 l'automobile prenderà sopravvento sulle motociclette ed è per questo motivo che molte case motociclistiche entreranno in crisi. Il gruppo Melelli Motobi resisterà grazie all'importante produzione di ciclomotori, ma nonostante tutto il gruppo è fortemente indebitato con le banche e il futuro non si presenta roseo. Sicuramente è cambiato anche il modo di vedere la motocicletta, da mezzo di trasporto a mezzo di piacere. È la cilindrata 125 è diventata desiderio di tanti sedicenni. Tutto è nato da un'idea di Marco Benelli, figlio di Giuseppe, che pensa di mettere a disposizione dei giovani una motocicletta 125 di cilindrata con le caratteristiche da maximoto. Così nasce la 125 2C, presentata nel Motosalone di Milano nel 1971, proprio nell'anno in cui la Benelli passerà a De Tomaso, che intuisce subito la validità del progetto e affida il design della 125 2C ad una sua azienda, la carrozzeria Ghia di Torino. Nel 1972 iniziano le consegne della 125 2C e sarà subito successo. Un design moderno, un brillante motore bicilindrico, un sound piacevolissimo farà innamorare tanti sedicenni, ma non solo. Rimarrà in listino nelle varie versioni fino al 1980 e sarà venduta solamente con il logo Benelli e Motobi. Nonostante facesse parte del gruppo De Tomaso, non sarà mai venduto con il logo Moto Guzzi. La Benelli 125 2C è stata la moto dei sogni di tantissimi sedicenni.